Eccoci qua, buonasera. Tanti argomenti questa sera in onda, a cominciare dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha ricevuto i giornalisti della stampa parlamentare. Presidente, lo dico con una punta di orgoglio, Alessandra Sardoni, poi ci dirai buonasera come andata. Che cosa ha detto lo sentiremo più che altro. Esatto, però parleremo di Napolitano, di Galan, di riforme, di Berlusconi, la riaggregazione del centrodestra. Lo faremo con la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, con Marco da Milano, buonasera, collega dell'Espresso, buonasera, buonasera, e con Matteo Orfini, presidente del PD. Tutto questo e molto altro tra poco in onda. Ci vediamo tra poco. A tra poco. Allora, bentornati in onda. Abbiamo detto che cominciamo dal Capo dello Stato e cominciamo da una parte del suo discorso che è quella forse più rilevante, quella destinata a pesare di più sulla partita che si sta giocando al Senato, sulle riforme, e la senatrice Bernini viene giusto da questa giornata molto concitata. Però io direi di sentire prima cosa ha detto Napolitano, quale appoggio forte ha dato alle riforme di Renzi. Sentiamo. Non si agitino spettri di insidie e macchinazioni autoritarie, né si miri a determinare in questo modo un nuovo nulla di fatto in materia di revisioni costituzionali. E ancora la già annunciata riforma della giustizia, per condurre a conclusione la quale si delineano forse le condizioni per una condivisione finora mancata, partendosi finalmente dal riconoscimento che è stato espresso nei giorni scorsi da interlocutori significativi per l'equilibrio e il rigore ammirevoli che caratterizzano il silenzioso lavoro della grande maggioranza dei magistrati italiani. Vorrei invece potervi dissuadere dal gioco sterile delle ipotesi sull'ulteriore svolgimento delle mie funzioni di Presidente. Credo da un lato che non si debbano dare interpretazioni estensive del mio riferimento a situazioni e necessità essenzialmente istituzionali che possano giustificare, far considerare opportuna e utile una mia ulteriore eccezionale permanenza nell'incarico. E noto dall'altro lato che si tende a omettere l'altra riserva da me più volte richiamata, quella relativa alla sostenibilità dal punto di vista delle mie forze di un pesante carico di doveri e funzioni. Allora, c'erano un po' tutti i temi, però dicevamo partiamo dall'appoggio appunto alle riforme, perché dice Napolitano, Matteo Orfini, non ci sono questi rischi di deriva autoritaria che alcuni vedono, però quelli che gridano a deriva autoritaria stanno nelle file del Partito Democratico, sono i dissidenti. Allora, beh, non solo nelle file del Partito Democratico, c'è anche una parte dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle, certamente, Stelle, e anche una. Però io credo che, come spesso, anzi come quasi sempre capita, il Presidente della Repubblica abbia usato parole pienamente condivisibili e sagge. Non c'è alcun rischio di deriva autoritaria, non c'è né nel metodo che stiamo seguendo per questa riforma, perché chiaramente se ne sta discutendo secondo i tempi e i modi che prevede la Costituzione, non c'è stata alcuna forma di coercizione della discussione e del dibattito, e non ce n'è per il merito delle riforme che noi stiamo affrontando. C'è il superamento del bicameralismo perfetto, la riforma del titolo quinto della Costituzione, su un impianto largamente condiviso, mi permetto di dire anche a quelli che nel mio partito non sono d'accordo, dalla sinistra italiana da tanti anni, già dalle tesi dell'Ulivo di Prodi, se non ancora prima, noi eravamo per il superamento del bicameralismo perfetto e per la costruzione di una Camera che avesse quel ruolo di rappresentanza delle autonomie locali. Però il riflesso non è stato il contingentamento dei tempi, no? Lo chiedo anche alla senatrice Bernini, il riflesso di queste parole di Napolitano, per ora la conferenza dei capigruppo si è riunita e ha lasciato che le riforme avessero il loro, insomma, che la riforma del Senato avesse il suo iter, salvo delle, si annunciano delle nottatacce la prossima settimana, sì, delle giornatacce e nottatacce. Va detto che questa è comunque una versione, non dico di contingentamento dei tempi, ma di accelerazione forsennata, direi quasi parossistica, di un percorso di riforme che noi condividiamo. Noi come Forza Italia, ci tengo a dirlo, lo condividiamo non per un effetto ipnotico subito rispetto al Partito Democratico, rispetto a Matteo Renzi, ma perché non lo si dirà mai abbastanza.
abbastanza, non lo si dirà mai abbastanza. Lo abbiamo fatto prima, quando ancora Matteo Renzi faceva il consigliere provinciale, anzi chiedo scusa al presidente della provincia, noi abbiamo fatto le riforme costituzionali che in parte vediamo trasferite in questa proposta, ed è questo il motivo per cui noi responsabilmente ci siamo e ci stiamo. Sì, non possiamo nasconderci, il fatto, vi chiedo scusa, concludo il discorso, poi mi apro a qualsiasi osservazione, che i tempi siano stati molto rapidi, che all'interno del nostro partito ci sia stato, secondo me, un ragionevole dibattito manifestato soprattutto su alcuni aspetti della riforma, che non sono quelli che noi avevamo opzionato nel 2005, è altrettanto vero che quello che si è deciso oggi rischia di essere un po' quel famoso masso sul binario su cui sta correndo in piena accelerazione il treno delle riforme, e tutti noi sappiamo, perché ci vediamo davanti questa immagine, che quando un treno in piena accelerazione incontra un masso non fa una bella fine. Questa naturalmente non è una previsione che riguarda il mio partito, noi abbiamo presentato non più di una trentina di emendamenti in aula, e questo dà la misura di come noi non si faccia né ostruzionismo né un'opposizione invalicabile. Noi riteniamo che questo testo, che è stato rispetto al testo base del governo ampiamente migliorato anche con il nostro supporto, possa essere migliorato ancora. Riteniamo anche che l'opposizione stia facendo il suo mestiere. All'interno di questi 7.000 rotti emendamenti assolutamente esagerati ci sono delle istanze ragionevoli. È un peccato che il governo non si apra di più ad una mediazione che adesso sarebbe quanto mai utile, chiedendo magari agli altri, ai gruppi di opposizione, quali sono i vostri emendamenti di nucleo, quali sono i temi che vi stanno veramente a cuore. Di deriva autoritaria hanno parlato anche esponenti del suo partito, no? La famosa dinastia dei Minna è trasversale, no? Diciamo PD e Forza Italia. Sì, esatto. Sì, sono due posizioni molto nette e molto assertive. E questo non ha spaccato un po' Forza Italia? No. Devo dire no, non ha spaccato Forza Italia, perché noi abbiamo continuato a discutere, il nostro presidente ha affermato un principio ormai arcinoto, arcifamoso e anzi arcimenzionato, patto del Nazareno, ricomprende e tiene insieme in un'idea di maggiore governabilità, come diceva giustamente Matteo Orpini, tutti noi vogliamo superare un bicameralismo ormai obsoleto, perché rallenta i tempi, poi dopo. E vogliamo maggiore governabilità. Attenzione, vi dico solo questa non è la riforma del Senato, questa è una riforma di sistema sulla governabilità. Volevo chiedere una cosa a Marco da Milano. Per la prima volta Napolitano ammette che non sono le riforme la condizione sine qua non per arrivare alla fine del secondo mandato, no? E scorpora, diciamo, l'età da tutto il resto. Che messaggio ha voluto dare il Capo dello Stato? Beh, non solo, ma alla fine, proprio nelle ultime righe del suo intervento, dice: ho ritenuto opportuno e necessario garantire la continuità al vertice dello Stato nella fase del semestre europeo. Quindi addirittura sgancia... Dice: dirò io quando... Dirà lui, certo, no? il messaggio chiaro, era questo. Ed è un messaggio che sicuramente è destinato, al di là delle intenzioni del Presidente della Repubblica, che si augura l'opposto, ma è destinato ad aprire in tempi abbastanza rapidi anche il dibattito sulla sua successione, anche se il tema delle riforme, ieri la Boschi parlava di allucinazioni, oggi Napolitano di spettri, cioè sta diventando una cosa a metà tra Ibsen, Edgar Allan Poe, poi oggi il Senato ha deciso di votare anche nel cuore della notte, insomma, allora... È molto gotico tutto questo, comincia a diventare un'atmosfera gotico, un po' gotica... Che però come va a finire? In coerenza con questo tempo autunnale, la previsione di Marco, fuori stagione, no, ma io la previsione sul passaggio delle riforme non c'è dubbio che il governo ha i numeri e quindi la maggioranza allargata a Forza Italia ha i numeri, ma proprio questo consiglierebbe una maggiore prudenza anche nei toni, perché ad esempio oggi il Presidente del Consiglio Renzi a un certo punto, a una certa ora del pomeriggio, ha sparato qualche messaggio via Twitter dicendo: mentre loro stanno facendo ostruzionismo, noi lavoriamo per il bene del Paese. Regia, poi addirittura se ha fatto l'hashtag mentre loro. Eccolo qui. Se fosse una sfida che in tutta evidenza non è diretta solo all'opposizione, a 5 Stelle, a chi fa ostruzionismo, ma è diretta anche a chi all'interno della maggioranza, e della maggioranza allargata a Forza Italia, la maggioranza diciamo istituzionale, sta segnalando dei problemi. Allora, il tema che chiedo a Orfini, in particolare come Presidente del PD,
è appunto quello che diceva anche la Bernini. Non c'è un problema di metodo, di toni, di linguaggio. Cioè, si può chiedere al governo di dire, visto che si tratta di una riforma costituzionale, cambiare tono, cioè non usare un tono di sfida e anche aprire nella sostanza la strada a qualche ulteriore qualche cambiamento. Ma capiamoci, al di là dei toni, nel merito, il testo iniziale del governo è cambiato, non molto, poco, molto è cambiato per il lavoro fatto in commissione, si sono ascoltati i pareri della maggioranza e delle opposizioni, cioè l'atteggiamento del governo in questa partita è stato di assoluta apertura. È chiaro che quando si arriva al momento decisivo, se ci si trova di fronte a 8.000 emendamenti, che non è un atteggiamento costruttivo, è un atteggiamento ostruzionistico, pienamente legittimo come è che l'opposizione faccia ostruzionismo, non è vero che non è stato proposto di ridurre gli emendamenti e di segnalare quelli importanti, questo è avvenuto nella dialettica maggioranza, però opposizione, governo, opposizione. I toni si sono esasperati anche perché evidentemente di fronte a un atteggiamento ostruzionistico deve essere chiaro che la volontà della maggioranza e del governo è di portare a casa in tempi ragionevoli il processo di riforme, che ovviamente siamo aperti a ulteriori modifiche migliorative del testo, però per discutere nel merito c'è bisogno di sgomberare il campo dall'ostruzionismo, cosa che fin qui non è stata fatta. Oggi Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera, super renziano, ha scritto una lettera a Renzi: caro Matteo, qui non riusciamo a portare a casa nulla, andiamo, la palude avanza, andiamo a votare. Il fatto che Renzi tratti i senatori che stanno votando la riforma come gli uomini della palude, non sarà che si sta creando una situazione in cui è un prendere o lasciare? E se non si prende si va a votare. Facciamo rispondere Orfini e poi dopo... Ricordo i giorni in cui iniziò la legislatura, in cui noi chiedemmo a Napolitano di fare il sacrificio di rimanere Presidente della Repubblica. Noi assumemmo davanti a Napolitano e davanti agli italiani l'impegno a fare le riforme, tutti insieme, formalmente, davanti al Paese. È del tutto evidente che il destino di questa legislatura, l'abbiamo detto in più occasioni, è legato esattamente alla possibilità di farle le riforme. O si vota per uno le riforme o si vota per le elezioni. Noi siamo di fronte a questa legislatura. Questo ha detto una cosa molto importante. Dopodiché io credo che, siccome noi stiamo lavorando negli interessi degli italiani, la spinta a che le riforme si facciano è trasversale sia alla maggioranza che all'opposizione, penso che prevarrà il buon senso e approveremo le riforme, perché c'è una maggioranza, perché c'è i numeri, perché c'è la volontà di dialogare, c'è la volontà di migliorare. L'abbiamo detto tutti insieme all'inizio della legislatura. Siamo d'accordo, però oggi ha ribadito, rispondendo alla domanda di Marco da Milano, che se le riforme non si... Si vota per le elezioni, allora è rassicurante questo messaggio per Forza Italia o... Ma è un messaggio comprensibile nelle condizioni date. O è una pistola alla tempia. Vorrei spiegarvi perché. La sensazione che ho io sulla riforma del Senato e, come dicevamo prima, della governabilità è che sia per Matteo Renzi la riforma più semplice. È la riforma più importante in assoluto dell'assetto istituzionale e noi la condividiamo, tanto che, come dicevo prima, l'abbiamo già fatta. Però è una riforma a costo zero che Renzi porta in Europa senza inserire poste in bilancio, anzi addirittura evidenziando un risparmio, sicuramente non il miliardo che aveva detto prima, sicuramente non i 500 milioni, alla fine saranno 80 milioni, però porta a casa un risultatino. Dove invece noi stiamo facendo e faremo un'opposizione furente è sulla totale assenza del governo di Matteo Renzi. Fatemi finire, vi prego, ma è molto connesso, perché non si può andare a votare, perché a ottobre Renzi si confronterà con una realtà amarissima, che è quella di avere puntato su 80 euro che sono stati un piccolo bonus elettorale che ancora non si propaga sulla crescita, non fa crescita, e questo alle orecchie dritte e attente dell'Europa non sta sfuggendo, perché la flessibilità l'Europa a Renzi non la concede. Ha promesso di aumentare ulteriormente la platea degli 80 euro a tutti quelli che ingiustamente sono stati lasciati fuori, gli incapienti e pensionati. Nel frattempo ha aumentato il costo del risparmio italiano aumentando le tasse sul risparmio dal 20 al 26%. E quindi? E tutto questo significa che sarà necessario portare a casa altri 20 miliardi identificati
dimenticandoli nelle pieghe di quella spending review che non è stata fatta, di quelle privatizzazioni che non sono state fatte e che porteranno il governo tra settembre e ottobre a confrontarsi con la carenza di poste per fare riforme economiche. Per quale motivo, da febbraio a giugno Renzi aveva proposto una serie di riforme, la riforma del lavoro, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e un'altra cosa. La riforma fondamentale è l'Italicum che si riconnette a queste e purtroppo al momento della pubblica amministrazione al momento non ha portato a casa nulla se non una piccola porzione di riforma del lavoro. Ma questo vuol dire che è molto preoccupante andare a votare con questo panorama. Io mi ricollego alla vostra domanda originale, è complicato andare a votare con questo panorama. Ecco, non so se mi spiego. Cioè lei dice Renzi si troverà a confrontarsi. La sua lettura è al contrario di quella che fanno alcuni osservatori che dicono proprio perché la situazione economica sarà quella, gli conviene andare a votare. Lei invece dice con quella potrebbe convenire a voi fare l'opposizione. Quindi sarà lui a valutare insieme al suo segretario che cosa converrebbe o meno. Io dico che oggettivamente, e questo è il tema dominante dell'opposizione di Forza Italia, la politica economica di questo governo è insoddisfacente, eccessivamente caricata. Marco da Milano, devo interromperlo perché poi... Magari torniamo sulle riforme, però ci abbiamo Dobbiamo parlare anche di Galan oggi, perché dobbiamo stare sull'attualità. L'Aula ha votato sì all'arresto con l'incazzatura, tra virgolette, proprio di Galan. Poi vi spieghiamo perché. Sentiamo. Come si sente? Incazzato sono, se vuoi raccontarlo, ma tanto... Ma tanto! Bocca al lupo, ma non con te! Ma con chi soprattutto? Con Roma? Non puoi indovinare! Sei a Roma? Allora, senatrice, dei retroscenisti sostengono che insomma, l'incazzatura di Galan diciamo così, sia dovuta al fatto che Brunetta avrebbe scambiato, avrebbe venduto Galan in cambio delle riforme. C'è una presa di coscienza di questo da parte di Forza Italia? Dovevate combattere di più per Galan? C'è qualcuno che merita allora, una reprimenda? Io non conosco il retroscena né tantomeno posso legittimarli o meno. Qui parla la scena, drammaticamente, già abbiamo visto una bruttissima scena adesso. Oggi la Camera, io sono al Senato quindi non ho dovuto votare, ma avrei votato convintamente contro l'arresto e vorrei spiegarvi perché. La Camera non doveva decidere se Giancarlo Galan è colpevole o innocente, non era questo il suo mestiere. Ma se Giancarlo Galan da innocente, questo non lo dice Anna Maria Bernini, lo dice la Costituzione, non avendo ancora varcato l'aula di un tribunale, deve o meno andare in carcere, sulla base di una sanzione che si chiama custodia cautelare, una sanzione restrittiva della libertà personale, che ricorre solamente al verificarsi di una serie di presupposti, che a mio avviso, ed è questo il motivo per cui ritengo che non dovesse essere comminata una sanzione così afflittiva, non ricorrono. Giancarlo Galan, lo abbiamo visto, non è più governatore della regione Veneto, quindi difficilmente avrebbe potuto reiterare il reato. Sì, ha dei problemi di salute, ma infatti gli avvocati chiederanno gli arresti domiciliari. Né tantomeno con l'indagine di una alla volta. L'intensità della sanzione... Finisco il ragionamento perché mi ha fatto una giusta osservazione. Cosa c'entra con il cosiddetto fumo di persecuzione? L'odore di persecuzione c'entra perché l'intensità della sanzione, la custodia cautelare non prevede solamente la custodia in carcere, prevede sanzioni meno intense. Il fatto che Giancarlo Galan sia stato richiesto, un magistrato abbia richiesto per Giancarlo Galan la custodia in carcere rappresenta una sanzione, sanzione non a caso, di un'intensità eccessiva rispetto alla situazione attuale. L'onorevole Galan è diverso dall'assessore Chisso del suo partito, dal sindaco Orsoni. Cosa è diverso? Allora, non è diverso se non per il fatto di da un altro godere di una ma le cito due nomi che nella stessa inchiesta sono andati in carcere. Esatto. Fatemi fare un discorso. Perché non erano parlamentari. Fatemi fare un discorso diverso. È diverso per il fatto di essere semplicemente coperto da una apparente immunità, la cui intensità abbiamo visto anche in questo caso essere molto meno forte di quanto venga descritta. Perché l'immunità non è uno schermo invalicabile, impenetrabile, che
protegge i parlamentari. Poteva essere. Beh, allora, qui dovremmo valutare però se cosa ci sia. Non parliamo sull'immunità. Volevo sentire anche cosa ne pensi. È un tema molto attuale. Quello che io dico è molto attuale. Quello che io dico rispetto a Giancarlo Galan è che noi riteniamo che la custodia cautelare sia comunque un rimedio talmente emergenziale, questo vale per Giancarlo Galan come per il suo assessore Chisso, come per qualsiasi cittadino sottoposto alla custodia cautelare. Io ritengo che sia in se stessa una sanzione eccessiva. Però perché si sente abbandonato, che lui sia parlamentare? Galan, perché si è sentito abbandonato da Forza Italia? Non credo che sia stato abbandonato e che si sia sentito abbandonato da Forza Italia quando noi... Non ha detto questo. Brunetta ha stigmatizzato gli assenti di Forza Italia. E soprattutto io ricordo che ero nell'aula della Camera esattamente nell'estate del 2011, era il 20 luglio, quando fu arrestato il deputato Alfonso Papa, che forse è un personaggio nella storia di Forza Italia meno peso di Galan, e i toni sono stati molto diversi. Venne Berlusconi, Presidente del Consiglio, in persona a votare contro l'arresto del deputato Papa, mentre oggi è passato tutto in cavalleria anche dentro il suo partito. Però vorrei chiedere a Matteo Orfini abbiamo sostenuto con convinzione la nostra battaglia, che non è, guardate, solo garantismo giustificazionista, è una convinzione assoluta che noi non possiamo, per l'ostilità che in questo momento sta vivendo la politica, alzare delle ghigliottine in piazza. Ma l'impressione è, da dove Berlusconi è stato assolto, gli altri si possono abbandonare, diciamola proprio così. Ma proprio Scajola si può abbandonare, Dell'Utri si può abbandonare, Galano si può abbandonare. Questa è una sua considerazione che io rispetto perché è un suo parere, ma mai e poi mai potrei aderire ad una opinione del genere. Va bene, allora. È così, anzi, sì, il fatto che Berlusconi sia stato assolto è la dimostrazione di quanto può essere devastante un'indagine, un processo, una condanna nella vita di una persona che non essendo delinquente abituale vive un trauma. Non è d'accordo con l'analisi che fa Marco da Milano, che però rispetto, ma non la condivido. Noi volevo sapere però invece da Matteo Orfini, intanto su Galan voi avete ritenuto che ci fosse fumus persecutionis, almeno il nostro parere non c'era, evidentemente. Certo, avete votato in quel modo. La richiesta di custodia cautelare si fa o perché c'è il rischio di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio, o pericolo di fuga, che in questo caso mi pareva non è soltanto nel senso sanzionatorio. Però io vorrei tornare così alla questione poi del clima diverso dell'assoluzione di Berlusconi, del patto del Nazareno, perché alla fine anche questo sembra gravare sia sul destino magari di Galan o di altri che possano trovarsi in quella situazione, sia su una diffidenza che oggi ha stigmatizzato anche il Capo dello Stato in negativo. E però il Capo dello Stato, proprio partendo da questo clima diverso, dalla soluzione e dalle parole di Berlusconi, ha detto è il momento in cui si può fare la riforma della giustizia. È così, regge questa... Ma assolutamente sì, ma della soluzione. Rispetto anche a quello che diceva prima la Bernini, a me non sembra che noi siamo in ritardo rispetto agli impegni assunti, a parte che non credo che sia tale come è stata descritta la situazione economica. Oggi noi abbiamo presentato 1 miliardo di investimenti che produrranno 25.000 posti di lavoro, il decreto sulla modifica del lavoro è passato e adesso va in discussione la legge delega, la pubblica amministrazione la stiamo discutendo alla Camera, cioè tante di quelle cose che avevamo promesso che produrranno sviluppo e risparmi sono in campo e sono in discussione, alcune sono già fatte. La riforma della giustizia, abbiamo presentato le linee di guida che hanno fatto già quelle discutere, come è ragionevole che sia. Abbiamo presentato le linee guida proprio per raccogliere opinioni, pareri, controdeduzioni. Riuscirà a trasformarla in legge? Riusciremo a trasformarla in legge e credo che ci sia un clima... Insieme a Forza Italia. Intanto quelle sono proposte del governo e c'è una maggiore... Aspetta, ma scusami, fammi finire. Sto dicendo la stessa cosa. Sto dicendo che in quelle... ci sono le riforme costituzionali e la legge elettorale, noi abbiamo chiesto a tutte le opposizioni di farle insieme, evidentemente perché sono le riforme della Costituzione e le regole del gioco della competizione elettorale. Le altre riforme le fa il governo a una maggioranza, naturalmente è auspicabile il coinvolgimento delle opposizioni nella discussione, dove si possono raggiungere intese si trovano intese. Ma l'ottimismo di Napolitano è fondato su questo. Mi sembra che non è che è cambiata la nostra posizione, ho ascoltato parole diverse, non so quanto durerà da parte di Forza Italia e di Berlusconi sui giudici rispetto a quelle che si sono sentite in questo.
cristiani. Non so se è un cambio. Ma non temete che Berlusconi possa cambiare atteggiamento? Cioè, il fatto che si vesta da vittima, diciamo, non si è vestito da vittima. Si è vestito dopo l'assoluzione. Un equilibratissimo comunicato in cui ha detto... Si è vestito da vittima, dicendo... Ma come vestito da vittima? Poveretto, che doveva fare? Non ha ululato alla luna, non ha criticato i magistrati, ha semplicemente detto di rispettare il lavoro di quella parte cospicua della magistratura che opera con equilibrio. Dopo essere stato oggetto di tutto quello che noi sappiamo, che voi non mi fareste rievocare... Abbiamo anche un bellissimo servizio da farvi vedere. Non temete un cambio di atteggiamento di Berlusconi? All'improvviso faccia saltare il patto del Nazareno? Ma speriamo di no, evidentemente. Qualora dovesse accadere, l'esito sarebbe quello che ho detto prima, cioè si va a votare. Ma io credo che non abbia alcun interesse a farlo nemmeno Berlusconi, perché la necessità di fare quelle riforme è una necessità che anche gli elettori della destra avvertono come urgente. Il dubbio opposto, e lo chiedo anche alla Bernini, lo volevo chiedere anche prima, se Forza Italia decidesse di entrare in maggioranza, una cosa possibile? Non mi pare. In quel momento di crisi economica, ottobre, 20 la maggioranza dovrebbe essere d'accordo. Unità nazionale. Cioè, oggi Brunetta ha detto una cosa del genere. Siamo pronti a misure da Milano, la maggioranza dovrebbe essere vediamo un attimo. Vi faccio vedere un servizio, la faccio vedere a lei, senatrice, perché oggi Berlusconi era atteso alla presentazione del libro di Michela Biancofiore. Sì. Ma non c'è andato, dicono, perché fosse triste per la vicenda di Galan. C'è andato Francesca Fagnano, vediamo. In prima fila, vestiti tutti in completo, tra i 18 e i 24 anni, ci sono i pupilli dei Parioli della Biancofiore, sono i Falchetti. E come vi definite? Siete un gruppo di? Azzurra Libertà, di giovani che credono nella destra e una destra nuova, punto. Ma la sua idea di destra nuova qual è? Lui non ci ha dato nessuna linea. La sua di lei. La nostra linea politica? Innanzitutto innovare, l'innovazione. In che modo? Creare un contraltare a Renzi. Dove sta adesso a destra un contraltare? Non c'è? Non c'è, purtroppo. Esatto, buongiorno. Posso? La seconda. Prego. Affidare il mio cane, che è protagonista del libro, a qualcuno? A chi lo molliamo? A chi ce lo tiene il carino adesso? Quante ne lei è la cugina. Cugina. Sono Monica, quella che sta nel libro. Ecco, mi legge un passo che le è piaciuto particolarmente? Qualità di cugina della Bianca. Beh, ovviamente che mi riguarda. Tanto devo ricordare la pagina, sta all'inizio in basso, quando parla della vita che dà e che toglie. Cioè, mamma voleva che studiassi pianoforte a tutti i costi, anche perché guagliassi Monica, mia cugina, e per sentirsi al paro di mia zia Mara, che sarebbe mia madre. A lei a che cosa si è ispirato per questa copertina del libro della Biancofiore? Lei è seduta sul cuore. Ma diciamo che lei era molto, gli piaceva molto essere sognante, sì, quindi un po' ispirata a Lady Oscar. Signora, posso? No. Buonasera. Lei è stata scelta per tenere il Carlino. No, lei. Lei. Il Carlino della Biancofiore. Sì. Lei condivide la fede talebana nei confronti di Berlusconi, di Michela? Sicuramente sì, sicuramente. Sono innamoratissima di Berlusconi. Quelle seratine però un po' così. Ma stiamo a parlare di queste cose. A casa sua ognuno fa quello che vuole, ok? Forse è meglio questo, che è normale, che non altri che vanno come uomini. Ah sì? Beh sì, direi di sì, no? Preferisci? È certo, più naturale. Se va con le donne. E lei è un sacerdote? Sì, sono sono monsignore, sono ufficiale alla Congregazione delle Cause dei Santi. Ah, ecco. Senta, e condivide questa passione che la Biancofiore ha per Berlusconi? Personalmente, ma è una mia cosa personale, la vedo come un grande trasporto. E dell'assoluzione del peccatore Silvio lei è contento? Io le dico una cosa, ciò che a me dà molto fastidio, ma penso un po' a chiunque, è il puntare il dito verso gli altri. Non si fa. In genere, no, non si fa. Non si punta il dito. La Congregazione della Causa dei Santi, il sacerdote trovato dalla nostra Fagnani, ha dato un po' la dimensione
Silvio Sarto subito. Una cosa del genere. Beh, sì, no? Questi giorni c'è un clima di beatificazione di Berlusconi. Però insieme anche a un clima sognante da Lady Oscar, che so che è il cartone preferito della senatrice Bernini. Io la ringrazio per avermi citato in questo momento, le sarò grata infinitamente. Il libro A Bianco Fiore sarà un'ottima lettura durante le lunghe notti del Senato. Dalle 9 alle 24. C'è tutto il tempo per leggere tutto, quindi anche il libro della Bianco Fiore. Scusate, sì. dal faceto al più serio, condivido... Il servizio era spiziosissimo, delizioso, però non scherziamo sul santo subito di Silvio Berlusconi. Qui veramente io ho fatto parte di un governo che con quella sentenza sciagurata che è stata poi, e devo dire mi assumo tutta la responsabilità di quello che sta dicendo, è stata per fortuna ribaltata in appello. Sono cambiate, ma sono cambiate tante cose. Non scherziamo, voglio dire, dottor Da Milano, lei sa benissimo, no, guardi, la tenaglia mediatico, giudiziaria. E anche politica ha strangolato un governo, un'attività di governo attraverso una serie di azioni che non potranno mai essere ristorate. Io non sto parlando del golpe. Abbiamo veramente pochissimi minuti. Vi chiedo minuti. Scusa, ma è una cosa che non possiamo dimenticare rispetto a tutti, non riguarda solo Silvio Berlusconi. Siamo il fatto di trasformarci in un enorme tribunale d'accusa. Ricordiamoci, non siamo un enorme tribunale d'accusa. Ricordiamoci quello che sta succedendo adesso. Ricordiamoci che esattamente all'epoca c'è il servizio dell'occupazione all'opera, non c'è tra 10 secondi. Quindi comunque vi Lady Oscar era di sinistra e quella bianca. Poi non è vero, Lady Oscar non era di sinistra. Grazie ai nostri ospiti e noi ci vediamo naturalmente domani. Domani alle 20:35. Buona serata, arrivederci.